Giornata di festa qui alle Giostre, vicino al Bione, una giornata importante e speciale, si può dire. Carlo Contiero, portavoce dei giostrai, che giornata è questa? È una giornata che noi organizziamo ogni anno. Noi ogni anno, assieme alle associazioni, dedichiamo una mattinata a questi ragazzi qui, dove mettiamo le nostre attrazioni a disposizione per loro, magari qualche attrazione che è un po' estrema la facciamo andare un po' più piano, dedichiamo qualche attenzione in più per far divertire loro. Una giornata completamente dedicata a loro, una mattinata. Una mattinata dalle 10 alle 13, tutte le giostre appunto qui al Bione saranno disponibili poi in base alle necessità, in base alle disponibilità, certo, ai ragazzi. Certo, 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 dalle 10 alle 13, ma se serve anche mezz'ora in più non è un problema, siamo qua per loro oggi. E alla fine di tutto gli offriremo un rinfresco con bibite e frittelle. Com'è nata l'idea? Non è la prima volta, da dove nasce? È qualche anno che lo facciamo qui all'Eco, ma in realtà è una cosa che si è sempre fatta. È sempre stato così in tutte le città, soprattutto all'Eco, è sempre stata così negli anni. Bene, grazie, grazie a Carlo Contiero. Adesso faremo un piccolo giro, come potete vedere dalle immagini, alcuni dei giovani, delle giovani che sono arrivati qui stamattina stanno già cominciando a salire sulle giostre, e adesso cerchiamo di recuperare anche una coordinatrice delle associazioni che sono qui presenti in rappresentanza appunto di questi ragazzi e ragazze con disabilità, che hanno, ricordiamo, per oggi un ingresso gratuito su tutte le giostre. E ecco qui, allora, possiamo fare una domanda al volo, siamo in diretta. Lei è una delle coordinatrici, un'educatrice appunto di una delle associazioni che c'è qui. Innanzitutto, quanti ragazzi sono e da dove provengono? Sono più servizi del comune di Lecco, gestiti poi da Impresa Girasole e la cooperativa La Vecchia Quercia, e una comunità della cooperativa Le Betulle, sempre di Lecco. Saremo penso un centinaio che abbiamo aderito a questa giornata dedicata appunto alle persone con disabilità che possono partecipare e usufruire del parco in sicurezza. Ecco, una giornata che probabilmente attendevano da molto. Sì, erano desiderosi, c'era già stato permesso qualche anno fa di poter partecipare, quindi si è potuto ripetere questa esperienza molto volentieri. Ecco, possiamo magari fare due chiacchiere con qualcuno che è disponibile a darci... Ecco! Vuoi dire qualcosa? Con te. Sei contento di essere qui oggi? Qual è la tua giostra preferita? Gli autoscontri, ci sono anche gli autoscontri, eccoci. Qual è la tua giostra preferita? Autoscontro e quello da sparare e... Il tirasegno. Tirasegno. Okay. Bene, sei contento di essere qui oggi? Certo, prima volta. È la prima volta che vai a Luna Park? Sì. Sì. Bene, allora buon divertimento, una buona giornata e insomma divertitevi. Va bene. Grazie, grazie, grazie allora per averci illustrato un po' questa giornata di oggi. Lo ricordiamo, siamo all'area Bione, dove appunto da qualche settimana sono allestite le giostre per il Pasqua Park, che si concluderà dopo appunto il weekend di Pasqua. Dal centro Bione, dal Pasqua Park è tutto, grazie per averci seguito, continuate a farlo sui nostri canali.